Sì, siamo oggi qui a presentare questo progetto pilota che è stato sovvenzionato dal Ministero della Disabilità. Devo dire che non tutte le regioni hanno vinto, diciamo, questo avviso, invece noi siamo riusciti ed è un progetto che prevede 1.800.000 euro per favorire l'accessibilità, quindi rendere le nostre strutture turistiche più accessibili, più accoglienti e anche più attrattive per una gran quota di persone, di cittadini che hanno magari disabilità e quindi anche le loro famiglie, rendendo tramite infrastrutture o servizi specifici appunto più adatta, più corretta e più accessibile alle persone appunto con disabilità. È un progetto importante che prevede quindi un impegno da parte tanto dell'assessorato al welfare quanto quello al turismo. Ringrazio l'assessore al turismo, ringrazio Puglia Promozione che gestirà questo avviso e farà sì che appunto la Puglia possa diventare un posto migliore, più accessibile anche dal punto di vista turistico. Devo dire che la collaborazione fra gli assessorati è fondamentale per poter dare una risposta, diciamo, più corretta, olistica alle persone e soprattutto alle persone più fragili, quindi poter dare una risposta nell'ambito del turismo in una regione così bella che è in vetta delle mete, insomma, più ambite, credo che sia un motivo sia di orgoglio ma anche un obbligo per chi fa politica, quella di far sì che le persone che vengono e anche quelle, insomma, le persone con disabilità e le loro famiglie si possano sentire accolte, ospitate e sicuramente molto più incluse nel nostro turismo, nel nostro bellissimo territorio, nella nostra bellissima regione. Sicuramente c'è tantissimo da fare, noi stiamo lavorando anche col demanio per far sì che soprattutto le spiagge pubbliche possano veramente prevedere quei servizi minimi per i nostri concittadini o comunque anche per i turisti che hanno appunto diversità o comunque sono in difficoltà dal punto di vista, insomma, del fisico. E quindi chiaramente stiamo lavorando anche proprio per modificare quello che è il regolamento e far sì che la Puglia possa essere anche in questo antisegnana rispetto ad altre regioni per poter veramente essere considerata non soltanto inclusiva ma regione di eccellenza per la disabilità e per l'inclusione e per l'accoglienza. E questa BTM è partita con la grande riflessione sui cambiamenti climatici che sono sotto i nostri occhi e di cui dobbiamo prendere consapevolezza e li dobbiamo declinare in tutte le formule, anche in quelle legate all'organizzazione turistica. L'importante confronto di questa mattina voleva mettere in evidenza come l'organizzazione turistica territoriale e le nuove DMO devono e dovranno sempre di più fare i conti con i cambiamenti climatici, con quello che, diciamo, il nostro pianeta Terra ancora ci offre, con le risorse che dobbiamo tutelare e con un occhio sempre attento alle tematiche ambientali. Nella giornata di ieri, da questo punto di vista, abbiamo voluto dare un segnale importante. La Regione Puglia si schiera a favore di una campagna di rieducazione su alcuni atteggiamenti, alcuni comportamenti che possiamo bollare con il termine di inciviltà legato all'abbandono dei rifiuti, che potrebbe essere uno dei principali detrattori rispetto all'attrattività della nostra regione. Quindi l'ambiente come sfondo di qualsiasi nostra riflessione legata anche all'ecosistema turistico. Beh, la Puglia del turismo continuerà a investire sulla sua principale risorsa che è il mare e lo farà andando a declinare l'offerta mare in varie direzioni, perché oggi abbiamo la possibilità di sviluppare il prodotto in maniera molteplice con vari spunti, penso per esempio al crocierismo, penso alla nautica di diporto, penso agli sport acquatici, penso a una serie di altre opportunità che vengono anche da investimenti importanti che su alcune province si stanno facendo. Accanto a questo continueremo a ragionare su una serie di altre alternative che vengono fuori in maniera importante, penso alla sostenibilità in termini dei prodotti che stiamo lanciando e su cui stiamo investendo, come i cammini, come il bike, come il turismo all'aria aperta in generale. Penso ancora al grande lavoro che stiamo facendo di valorizzazione della nostra enogastronomia perché diventi sempre di più motivazione di viaggio. Il turista che si mette in viaggio deve sapere già prima di partire, deve scegliere la Puglia per la bontà dei propri prodotti tipici, per il buon cibo e per il buon vino. Ancora possiamo continuare a proporci come terra di grande cultura, di grandi tradizioni e di arte. E infine stiamo lavorando molto sul tema wedding, quindi matrimoni pugliesi, con un comparto che è importante per la nostra regione, con una tradizione altrettanto importante, e sul tema che dopo la pandemia sta tornando centrale, il tema della convegnistica e della congressistica.
By Puglia Matching Platform, noi siamo per incontrare tutti i tour operator e gli operatori qui in sede dopo che hanno girato l'intera Puglia, ma vogliamo che restino in contatto con tutti i nostri operatori attraverso l'online, che è sicuramente una gestione intelligente, smart e innovativa di questa nuova fiera che si svolge a Bari. Il progetto Costa è insieme al Dipartimento del Welfare con Puglia Promozione, promuove spiagge accessibili, perché non dobbiamo dimenticarci chi ha difficoltà motorie e cercare in qualche maniera insieme anche ai comuni di fare rete e trovare le formule perché tutti possano accedere anche al nostro mare.